L'handicap ai tempi di coronavirus con nostro figlio. Praticamente tutte le conquiste che erano già insufficienti fatti fino ad oggi si sono azzerate a partire dai primi di marzo. Sono Giorgio Marchesini, sono il marito di Giovanna e il papà di due gemelli, Elisa e Alberto. Alberto è un ragazzo gravemente disabile con scarsa autonomia. E Alberto è inserito in un centro diurno, poi durante l'anno Alberto aveva questi momenti di sollievo per lui e sollievo per noi, che potevamo fare i nostri viaggi, fare le nostre anche piccole attività senza dover accudire sempre Alberto, e il coronavirus ha mandato all'aria un po' queste cose. A marzo la pandemia era al suo livello massimo, i centri sono stati chiusi. Ci troviamo con un figlio da gestire 24 ore su 24, una casa da spesa e quant'altro, dove non potevi uscire, non puoi, avevi delle limitazioni, avevamo perché adesso sembra che si possa almeno quello. Comunque, organizzare quindi tutto l'ambito di gestione familiare e la gestione di questo grande ragazzo di 70 kg. Vederlo spegnersi, perché comunque perde interesse, nonostante gli educatori a volte mandino a casa dei video, delle attività, eccetera. I primi giorni, i primi tempi, le prime volte magari guardava con attenzione, adesso ha perso l'interesse perché manca il contatto a livello umano. Adesso con questa fase 2 si è aperto un po' tutto, sono aperti i bar, sono aperti qui e là, e i centri diurni no, forse a giugno, forse. E si pensa, ci si arrovella su quando partirà il campionato di Serie A. Per carità, io sono un tifoso, mi interesso di calcio, sono juventino per la precisione, però voglio dire, bisogna dare il giusto peso alle cose. È interessante, è utile investire adesso, al di là del settore, sia privato, pubblico, sia nell'ambito della fragilità. Perché? Perché la fragilità, se seguita, ha un costo. Se non seguita, a lungo andare, ha un costo raddoppiato. Per quanto riguarda la solitudine, un altro aspetto che mi preme sottolineare, la volontà delle istituzioni di non lasciare solo le famiglie è fondamentale. Laddove questo è stato fatto, ha funzionato. Laddove non è stato fatto, rischia veramente di creare dei grossissimi problemi.